un esempio, diciamo, ideale di questo nuovo strumento individuato da Federico II, che sono le task force che mettono insieme tante ricerche. E oggi è chiaro che l'azione di questi microrganismi, che possono anche includere microrganismi patogeni, ma che normalmente sono microrganismi simbionti, determina come l'organismo risponde all'ambiente, quindi se si ammala, se vive bene, se in alcuni casi se soffre di obesità o di altre patologie. Nel caso proprio del microbioma si parte dal terreno e si arriva all'uomo secondo uno schema che oggi è definito salute unica, in inglese significa One Health, dove un terreno, diciamo, in salute produce una pianta in salute, che a sua volta produce un animale in salute e che alla fine produce un uomo, un consumatore in salute. Quindi salute unica basata proprio sull'azione di questi microrganismi. Definiamo il microbioma come un insieme di microrganismi che popola un determinato ecosistema. Sono molto importanti i microrganismi per la bioremediation, per esempio, per il biorisanamento, per decontaminare dei suoli contaminati. Sono molto importanti per il recupero di scarti organici, per esempio. Per l'uomo, importantissimo il microbioma. Il microbioma intestinale umano è ormai definito come un organo accessorio, un nostro altro genoma, per cambiare la composizione e per cercare di indirizzare le funzioni del nostro microbioma intestinale. Sicuramente utilizzare e dare più spazio, dare priorità nella nostra alimentazione ad alimenti che selezionano in un certo qual modo dei microrganismi che svolgono delle attività benefiche. Ad esempio l'intake di fibra è fondamentale, importantissimo. Is in all things all over the planet. So in all the soils, in all the plants, in the animals, in our bodies, in the air, everywhere. Sarà un overview sull'importanza del microbiota nel nostro mondo, non soltanto nella nutrizione o nella medicina umana, ma come concetto generale in grado di influenzare i cambi climatici, le scelte politiche nell'agricoltura, nel commercio. The important issues are understanding how to control the immune system. To treat things like allergy, asthma. Le ricerche sono molto avanti dimostrando il ruolo cruciale del microbiota intestinale per la prevenzione come target, come obiettivo di intervento, collaborazione e trattamento di molte patologie, dal cancro alle patologie metaboliche come l'obesità e tutte le condizioni collegate all'obesità come il diabete e poi chiaramente le infezioni, le malattie immunomediate come le allergie, le malattie infiammatorie croniche intestinali. E poi importante il ruolo tra i rapporti tra l'intestino e il cervello e quindi il ruolo del microbiota intestinale come modulatore della funzione cerebrale e quindi prevenzione e trattamento di molte condizioni di interesse neurologico e neurofisico. Medicina e pediatria, noi siamo particolarmente avanti con queste ricerche, utilizziamo già il microbiota come obiettivo di intervento per la prevenzione e il trattamento delle infezioni intestinali e extraintestinali del bambino, le allergie. Sappiamo come modulare il microbiota per guarire i bambini con allergia, non far comparire le allergie. Abbiamo una serie di programmi per educare il microbiota della madre durante la gravidanza, durante l'allattamento, nei primi mesi di vita. E questo lo possiamo fare con la dieta mediterranea è in grado di influenzare positivamente composizione e funzione del microbiota e questo facilita la prevenzione non solo delle allergie ma tante altre condizioni immediate. Al contrario, un bambino che usa cibo spazzatura, un bambino che usa antibiotici, un bambino che usa farmaci che disturbano lo sviluppo e la funzione del microbiota intestinale, questo sarà un bambino che più facilmente andrà incontro a patologie immunomediate, obesità e altre condizioni legate al microbiota intestinale.